La partita è offerta da... La pizza cotta nel forno a legna. 70 golosità tutte da gustare. Tra le curiosità, la pizza panino, pizza frutta, aggirella a canutella. La pizzeria Borgo Antico è anche stuzzicheria e scaccioneria. Simbolo dell'arte culinaria italiana, la pizza è un alimento sano e completo, adottato dai buongustai di tutto il mondo. La pizzeria Borgo Antico da 10 anni utilizza ingredienti sani e genuini, legati alla tipicità del territorio. Pizzeria Borgo Antico, via Caucana 27, Santa Croce Camerina. Omicron Elettronica, specialisti in sistemi di antifurto. Grazie alla moderna tecnologia impiegata, vi offriamo un sistema avanzato per la sicurezza totale dell'ambiente in cui vivete e lavorate. L'intero impianto viene installato e programmato da personale altamente specializzato. Omicron protegge la tua casa, il tuo negozio e la tua azienda. Tra le novità, l'antifurto per la casa senza fili, che costa meno di una porta blindata. Omicron Elettronica, zona industriale terza fase, viale 17, numero 11, Ragusa. Telefono 0932 66 70 12 335 62 27 888. Email info@omicronelettronica.com. Amici sportivi di Telenova, buon pomeriggio dallo stadio comunale Dino Liotta di Licata, dove per la seconda giornata dei play-off del campionato di promozione girone D si affronteranno il Santa Croce e l'Aquila Caltagirone. Un anno circa dopo il primo giugno 2008, dove purtroppo il Santa Croce conobbe la sconfitta ai tempi supplementari nella finale con il Mondial Favara, oggi designato dalla Lega nuovamente lo stesso campo di Licata per questa seconda giornata per approdare alla finalissima di questo campionato di promozione 2008-2009. Il Santa Croce ritorna in formazione tipo dopo i rientri dalle squalifiche da parte di Nasello e il rientro anche di Giovanni Spadola. Mister Di Giacomo può schierare la migliore formazione che avrebbe potuto fare. Iniziamo subito con l'Aquila Caltagirone in campo con Fagone, Campanaro vicino, D'Angelo, Buoncompagni, Testa Marco, Gibaldi, Piluso, Crisafulli, Nicotra e Benefico. In panchina agli ordini di mister Guarino ci sono Amendola, Alberghini, Airo, Di Liberto, Fabio Testa, Lo Monaco e Reale. Risponde il Santa Croce di mister Di Giacomo con Di Giacomo, Bonifazio, Basile, Spadola, Jurato, Diapico, Russo, Nasello, Livia, Mascara e Romeo. In panchina Barbera, Ventura, Coppoletta, Fausciana, Guarino, Scudera e Gulino. L'arbitro è il signor Capone di Palermo, coadiuvate da signor Fazio di Barcellona, Pozzo di Gotto e di Apichino di Siracusa. In questo momento l'arbitro dà inizio all'incontro con il Santa Croce, che attacca da sinistra a destra in completa tenuta azzurra, con Saro Russo che manovra a metà campo, perde sull'attacco di Nicotra il suo primo pallone. L'Aquila Caltagirone in avanti con D'Angelo, servito dalla parte opposta Gibaldi che tenta un traversone ampiamente sopra la traversa. Un Santa Croce che arriva a questa seconda partita dopo la brillante vittoria di sabato scorso a Palazzolo
anche se, come abbiamo detto, di brillante solo il risultato. Sul piano del gioco ha lasciato molto a desiderare, anche se in quella occasione mister Di Giacomo ha fatto qualche cambiamento tattico visto le assenze a cui ha dovuto sopperire, ma oggi è tutta un'altra cosa. Vedremo comunque come andrà la partita, anche se ricordiamo, a termine di regolamento, il Santa Croce, essendosi classificato prima dell'Aquila Caltagirone, ha nelle sue possibilità il doppio risultato, e quindi per l'Aquila Caltagirone, per passare il turno, deve necessariamente vincere. Un plauso va sicuramente ai numerosissimi tifosi che anche oggi hanno seguito la squadra e la società fin qui a Licata per vedere all'opera la squadra. Intanto rientriamo in cronaca, c'è il primo corner della partita con l'Aquila Caltagirone pronto a sfruttare il tiro dalla bandierina con Nicotra, si fa vedere vicino, si appresta ad effettuare il traversone, supera Mascare, pericolosissimo, esce a vuoto Di Giacomo e poi Basile salva mettendo ancora in corner. C'è stata un'indecisione sull'uscita di Di Giacomo, un malinteso sicuramente con Jurato, poi alla fine è stato Basile che fortunatamente ha anticipato Crisafulli in corner. Ancora Nicotra dalla parte opposta per il secondo corner consecutivo, questa volta serve Gibaldi, ancora Gibaldi per Nicotra, effettua il traversone, svetta Jurato che anticipa tutti mettendo il pallone ancora in calcio d'angolo. L'Aquila Caltagirone ha iniziato alla grande l'incontro mettendo subito alla corda il Santa Croce, tre calci d'angolo consecutivi e con senza poco affanno è riuscito a spazzare l'area. Ancora Nicotra sulla bandierina, ancora corto per un altro compagno, Nicotra al traversone e per un soffio è stato Testa che ha impattato male il pallone liberissimo sul secondo palo, ha fallito clamorosamente un'occasione per portare in vantaggio subito l'Aquila Caltagirone, che ricordiamo sta sorprendendo il Santa Croce in questi minuti iniziali. Basile tenta un traversone verso Livia che viene pescato in posizione di fuorigioco e quindi ci sarà il calcio di punizione per l'Aquila Caltagirone con Buoncompagni che ha servito Gibaldi ancora all'indietro per il capitano Calatino che smista dalla parte opposta per Vicino, ancora Vicino che si libera di Spadola e avanza, cambia gioco dalla parte opposta per Campanaro che lascia Buoncompagni, ancora per Vicino, Vicino cerca di trovare un compagno libero, poi c'è il pressing di Spadola che lo costringe a un retropassaggio, ancora Campanaro verso Nicotra, poi sbaglia il tocco Mascara, per un attimo aveva recuperato il pallone, poi lo fa Bonifazio, ancora Bonifazio sul pallone tallonato da Benefico, all'indietro per Jurato, Jurato sbaglia il tocco per Mascara, Nicotra ma recupera Bonifazio, lo riconquista ancora Nicotra per Benefico, una serie di batte e ribatte a centrocampo, poi l'ultimo tocco è quello di Benefico, ci sarà rimessa laterale per il Santa Croce con Bonifazio verso Livia che di testa però non riesce ad appoggiare un compagno, ma Nicotra, ancora Nicotra attaccato da Nasello, alla fine l'ultimo tocco è quello di Nicotra, ancora fallo laterale per il Santa Croce, Bonifazio per Oscar Mascara che non ha un tocco felice del pallone, Nicotra cerca di servire in profondità, Crisafulli esce scegliendo bene il tempo di Giacomo, poi Jurato perfeziona il disimpegno ma Spadola non riesce a mantenere il possesso del pallone, ancora Benefico in una zona però dove non c'è nessun compagno e Di Giacomo fa suo il pallone impostando per Saro Russo che avanza, Saro Russo poi per Romeo, Romeo vede che Livia era in fuorigioco e temporeggia ma perde il pallone ad opera di D'Angelo, poi Nasello lo riconquista ma ancora una volta D'Angelo va a terra, fa proseguire tra le proteste dei giocatori Romeo, Romeo perde l'attimo e non si accorge del recupero di Gibaldi, ancora Nasello a metà campo che recupera il pallone,
ingespica sul pallone, lo perde ancora Gibaldi per Crisafulli. Crisafulli che avanza, cerca di trovare lo spazio, si libera di Diapico che poi però lo chiude ancora una volta in corner, il quarto corner per l'Aquila Caltagirone, che è partito a veramente a mille per cercare di mettere subito in difficoltà la retroguardia del Santa Croce. Ancora Nicotra nei pressi della bandierina, pronto alla battuta del corner. Vedremo se opterà per il traversone, per il corto. Il traversone esce Di Giacomo che allontana, Mascara si impegna al recupero del pallone ma non vi riesce, l'immessa laterale ancora per l'Aquila Caltagirone con Gibaldi che poi lascia Campanaro pronto per la rimessa ancora per Nicotra, anticipato da Saro Russo, ancora in fallo laterale con Campanaro ancora pronto alla rimessa per il solito Nicotra che effettua il traversone troppo sul portiere che fa suo il pallone e si appresta al rinvio. Sono trascorsi 7 minuti dall'inizio della partita che è tutta in mano all'Aquila di Caltagirone. Fino a questo momento il Santa Croce non è riuscito ancora ad entrare in clima partita, anche perché, lo ripetiamo, il Caltagirone è partito a giri sostenuti. Ancora Nicotra che poi perde il pallone ma lo recupera sul tocco morbido da parte di Romeo, mentre c'è il calcio di punizione per il Santa Croce su segnalazione del collaboratore. C'è Jurato che è rimasto a terra in uno scontro, non abbiamo capito se c'è stato uno scontro con qualche giocatore. L'arbitro ha fermato il gioco per consentire il soccorso a Jurato che rimane dolorante a terra al ginocchio destro. Sono trascorsi 9 minuti, 0-0. Volevo chiedere un primo commento a questo inizio del Santa Croce al vicepresidente Giovanni Di Pasquale. Stiamo soffrendo tanto, non riusciamo a impostare il gioco, siamo pressati e noi quando abbiamo delle squadre che pressano soffriamo. Benissimo, il Santa Croce per quasi tutto il campionato ci ha abituato a delle partenze alla diesel delle partite, chiaramente ogni qualvolta c'è una squadra che riesce a pressarla il gioco si fa duro. Speriamo che riesce a carburare il più presto possibile senza subire danni. Crisafulli ha tentato il colpo di testa, recupera il pallone Bonifazio, ancora Bonifazio che cerca di trovare qualche compagno libero, avanza Bonifazio, poi cerca di servire Livia che gira ancora per Spadola ma c'è il tocco da parte di Vicino in fallo laterale che lo stesso Bonifazio aveva dato per Mascare che poi ha sbagliato il tocco. Saro Russo recupera un buon pallone a metà campo, cerca di liberarsi di due avversari, alla fine viene fermato, recupera ancora il pallone Nicotra ma lo fa suo Jurato che poi subisce fallo dallo stesso Nicotra. Calcio di punizione quindi per il Santa Croce, si è stabilito bene Jurato, pedina fondamentale per la difesa del Santa Croce in coppia con Diapico, una delle difese migliori di questo campionato. Mascara al traversone, troppo sul portiere Fagone che non ha nessun problema, pronto al rilancio lunghissimo a cercare Crisafulli ma c'è Diapico che ha chiuso molto bene per Spadola, all'indietro ancora per Jurato. Ricordiamo che molte sono state le perplessità sabato scorso per necessità nel vedere Diapico portato a centrocampo con una coppia difensiva inedita che ha sofferto dire poco e molto limitativo contro i ragazzini generale che addirittura si sono trovati in vantaggio per 2-1 ma che poi fortunatamente sono stati battuti come tutti sappiamo. Ancora Vicino alla rimessa per l'onnipresente Nicotra, poi c'è Piluso che va il pallone all'indietro, poi Vicino ancora che perde il pallone con Spadola pronto alla rimessa per Nasello. Nasello cerca di cambiare gioco ma lo fa alla cieca senza
vedere che non c'è nessun compagno da quella parte, non ha nessuna difficoltà Campanaro a riconquistare il pallone, anche se Spadola scambia adesso con Nasello che allarga ancora per Bonifazio. Santa Croce cerca di distendersi in avanti, tutto coperto il caltagirone. Jugato il traversone ancora verso Livia, colpo di testa, il pallone rimane lì, lo riconquista Romeo, lo ricordiamo autore di una tripletta sabato scorso, anche se pervenuta grazie alla trasformazione di tre calci di rigore. Ancora Saro Russo pronto al traversone, ribattuto per Mascara in aria, ancora Mascara per Spadola che va al tiro, che viene rimballato il pallone a Livia. Ancora Livia che attende l'inserimento di Bonifazio, ancora Bonifazio che effettua il traversone, buono il colpo di testa da parte di Romeo, che Fagone compie il miracolo, riesce a respingere con una manata il colpo di testa di Romeo, che era stato imbeccato molto bene da Bonifazio, occasionissima quindi per il Santa Croce all'undicesimo minuto. Quindi il Santa Croce comincia a prendere le misure all'Aquila Caltagirone ed era ora di incominciare a mettere apprensione anche alla retroguardia del Caltagirone, perché fino a questo momento era stato il Santa Croce a soffrire. Rimessa da fondo campo per il portiere Fagone che sbaglia, Mascara recupera il pallone, poi Romeo, ancora Romeo, Romeo per Livia, per Spadola che prende la mira, va a tiro, una leggera deviazione, nessun problema per il portiere che va subito al rilancio verso Crisafulli, ma Diapico è appostato molto bene. Ancora per Saro Russo che cerca di far proseguire Basile, ma si trascina il pallone in fallo laterale. Subito il pallone per Crisafulli, ma non passa, ingabbiato. Nasello cerca di lanciare, Romeo nettamente in fuorigioco. Romeo fa l'ok al compagno, il passaggio è arrivato con un attimo di ritardo, o Romeo è scattato con un attimo di anticipo, fatto sta che era nettamente in fuorigioco. Ancora Jurato che cerca di spazzare verso Bonifazio, ancora Jurato alle lotte con Nicotra, poi c'è il fallo di Nicotra, fallo di mano dice il signor Capone, lo ricordiamo, di Palermo, che assegna il calcio di punizione per il Santa Croce sul pallone Jurato che appoggia per Diapico. Il lungo traversone di Diapico, ancora a cercare Romeo che viene però fermato per un attimo perché si sovrappone subito Spadola. Spadola, lo abbiamo detto per tutto il campionato, pedina fondamentale per il centrocampo del Santa Croce, e lo si è visto quando non è stato in formazione. Intanto ancora un lancio non perfetto, Diapico allontana, poi c'è Bonifazio che recupera un buon pallone. Ancora per Nasello che lo ricordiamo assente per due giornate a causa di una fantasiosa quanto fantomatica squalifica arrivata come un fulmine al ciel sereno, senza aver mai potuto capire la motivazione di queste due giornate di squalifica, pare che abbia detto qualcosa all'arbitro a fine gara. Ancora Basile che effettua il traversone, una deviazione, recupera ancora il pallone Basile, suggerisce il passaggio Saro Russo che conquista la rimessa laterale ancora verso Mascara. Mascara che oggi torna titolare a posto di Fausciana negli 11 titolari. Ancora il traversone di Saro Russo, troppo sul portiere che abbranca e rinvia prontamente per Vicino. Ancora avanza il terzino dell'Aquila, servito Piluso che cambia gioco dalla parte opposta, dove però Basile intercetta il pallone di testa per Diapico, ancora per Nasello, e comunque mi pare di poter dire che il Santa Croce abbia sicuramente conquistato il centrocampo e abbia un po' rimesso le cose a posto. Giovanni, comincia a distendersi e cominciamo a diventare padroni del centrocampo.
è quello che è la caratteristica della squadra di tutto l'anno. Lo abbiamo già detto, purtroppo tra virgolette è una caratteristica della squadra quella di non riuscire mai a iniziare a sprombattuto, ma comunque la partita dura sicuramente 90 minuti, quello che conta poi il risultato finale. Jurato manda il pallone in fallo laterale per la rimessa in gioco ancora dell'Aquila. Caltagirone recupera il pallone, Mascara che cerca di servire molto bene Romeo, che viene però anticipato nell'uscita da Fagone. Ottima l'intenzione di... Adesso c'è un fallo, un doppio fallo su Spadola non fischiato dall'arbitro. Nasello serve ancora a Romeo, che va direttamente al tiro, ancora a Nasello, cerca di dare ordine alla manovra con il pallone a Sago Russo, che serve ancora a Basile, che gli ritorna il pallone, ancora Sago Russo al traversone, scivola Spadola, recupera Crisafulli che scambia con Nicotra, che però gli dà il pallone troppo lungo per Basile, che viene in un certo senso anticipato da Gibaldi, poi alla fine commette fallo il giocatore dell'Aquila, che viene redarguito verbalmente dal signor Capone. Calcio di punizione quindi per il Santa Croce, che va alla battuta del calcio di punizione con il capitano Diapico. Intanto siamo nel corso del 17° minuto, il risultato è sempre fermo sullo 0-0, che ricordiamo proietterebbe comunque il Santa Croce alla finale, visto che ha a disposizione il doppio risultato. Intanto l'arbitro dà un calcio di punizione al Santa Croce ai 25 metri, spostata sulla sinistra del rettangolo di gioco dell'Acqua del Caltagirone. Cerca la distanza Mascara, anche Nasello nei pressi del pallone, vediamo come riuscirà a sfruttare questo calcio piazzato il Santa Croce. Mascara rimane sul pallone, che Nasello si è allontanato, fischia l'arbitro, parte Mascara, c'è la respinta di un giocatore, poi c'è Gibaldi che perfeziona il disimpegno. Jurato recupera il pallone, cerca di servire Livia, ma recupera poi sul rimpallo Basile, che si proietta in avanti, va al traversone che scavalca il portiere, il tocco di Romeo che viene però anticipato da Testa, poi c'è Bonifazio che viene aggirato da Benefico, ma Nasello recupera brillantemente sullo stesso giocatore, che poi commette fallo su Nasello. L'arbitro si porta nei pressi del giocatore anche questa volta, e secondo me fa bene, va a redarguirlo verbalmente. 0-0 il risultato, e non poteva mancare anche oggi in questa trasferta delicata l'amico Fabio Fichiera, che è qui accanto a me, al quale chiedo il suo commento su questi primi 20 minuti, mentre c'è Mascara che va al traversone. Comunque la difesa fa buona guardia, dicevo, qui accanto a me Fabio Fichiera, al quale cedo subito il microfono. Sì, è un Caltagirone che fin dai primi minuti ha fatto vedere di volere il risultato pieno. Ci sono stati i primi 5 minuti in cui la squadra calatina ha conquistato 4 corner direttamente. Ora il Santa Croce comincia a mettere la testa fuori, poco fa con Romeo ha sfiorato il gol del vantaggio, ora un tiro di Bonifazio. Il Santa Croce deve controllare le sfuriate del Calatini e con l'Eist di Mascara e di Nasello tentare delle ripartenze. Oltretutto il Caltagirone nel primo tempo sta giocando con una sola punta, che è il Crisafulli, e speriamo bene per il risultato finale. Benissimo, rientriamo in telecronaca. Ancora Jurato cambia gioco dalla parte opposta per Basile, ancora per Sago Russo.
si sovrappone Basile, Sararusso invece si accentra, servito ancora Mascara, si destreggia Mascara, servito Romeo che viene però anticipato, poi ancora Mascara sul pallone, ancora per Bonifazio che avanza, Bonifazio pronto per il traversone, si beve Benefico, poi ancora per Mascara, appoggia per Livia che di testa aveva tentato di servire Romeo che è stato però anticipato, ancora Campanaro sul pallone per Gibaldi, salta Basile ma non Diabico, traversone in avanti verso Livia che si destreggia molto bene, poi serve Mascara, ancora Mascara che cerca di mettere il turbo però sbaglia, poi il passaggio viene fermato ancora da vicino, passaggio all'indietro e c'è il corner per il Santa Croce per il tocco da parte di vicino sul tiro di Mascara, corner quindi per il Santa Croce con lo specialista Nasello che si porta nei pressi della bandierina, da qualche disposizione a Mascara pronto per la battuta del corner che effettua in questo momento troppo basso il corner, poi recupera Mascara che rimette subito per Romeo che si gira, anche se dobbiamo dire era stata segnalata la posizione di fuorigioco del giocatore del Santa Croce, comunque ottima la giocata di Romeo. Avanza l'Aquila adesso Caltagirone con vicino per Boncompagni che ancora smista per Campanaro, ha davanti a sé Sararusso, poi c'è stato Nasello che aveva recuperato il pallone, Sararusso non riesce a mantenere il pallone sul campo e quindi ci sarà rimessa laterale per l'Aquila Caltagirone. Comunque possiamo dire questo sicuramente, almeno fino a questo momento, e speriamo per tutta la partita, fa onore alle due squadre. Partita correttissima sul rettangolo di gioco, l'arbitro non ha dovuto faticare per dirigere questa partita. Laterale per l'Aquila Caltagirone, pronto alla rimessa vicino ancora per Nicotra che fa da riferimento con Crisafulli che, come ha ricordato Fabio, è l'unica punta schierata dalla formazione calatina. Ancora Sararusso per Livia che appoggia di testa Basile che avanza, ancora Basile che si beve letteralmente Campanaro, ancora se lo beve il traversone, peccato non ci arriva Spadole, è stata una bella azione, poi Sararusso viene fermata all'ultimo momento da D'Angelo, riparte il contropiede dell'Aquila Caltagirone con Crisafulli inseguito da Diapico, Crisafulli velocissimo va sul fondo, cerca di effettuare il traversone e guadagna l'unica cosa buona che poteva fare, cioè il corner, quindi nuovamente calcio d'angolo per l'Aquila Caltagirone con Nicotra pronto a effettuarla. Tutti i saltatori dell'Aquila Caltagirone si portano nei pressi dell'area di rigore del Santa Croce. Di Giacomo dà le sue indicazioni, anche c'è una girata da parte di Benefico che favorisce ancora Nicotra al traversone, il colpo di testa da parte di Boncompagni che sovrasta Basile, il pallone termina sul fondo, ricordiamo che intanto Basile è rimasto a terra sul colpo di testa, evidentemente si sono impattati due nel tentativo, ricordiamo che il capitano dell'Aquila Caltagirone ha già segnato nella partita di ritorno a Santa Croce, turno infrasettimanale, riuscendo a pareggiare 1-1 il vantaggio del Santa Croce, mentre all'andata, lo ricordiamo, a Caltagirone Santa Croce si impose per 1-0. Intanto Basile rimane ancora a terra, siamo al corso del 25esimo minuto del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0, ma con diverse occasioni sia per il Santa Croce ma soprattutto anche per l'Aquila Caltagirone che aveva iniziato veramente alla grande mettendo in difficoltà il Santa Croce, che poi però ha iniziato a carburare e ha avuto le sue buone occasioni anche lei per portarsi in vantaggio.
Basile si riprende fortunatamente, pronto alla rimessa da fondo campo. Di Giacomo serve Diapico poi per Jurato. Intanto Basile finalmente viene autorizzato a rientrare in campo, colpo di testa di Livia, Mascara all'indietro per Nasello che apre per Saro Russo, ancora morbido per Livia che gira per l'inserimento di Spadola che poi cercava di petto di servire ancora Mascara, ma il tocco è stato impreciso. Ancora sul pallone testa, cambia gioco per Campanaro che anticipa anche Russo, ancora il terzino dell'Aquila che avanza servito D'Angelo centralmente per Crisafulli che si libera di Spadola, avanza Crisafulla, cerca di liberarsi anche di Jurato servendo Piluso ha davanti a sé Bonifazio, cerca lo spazio per il traversone, poi alla fine Jurato manda il pallone in calcio d'angolo per l'Aquila Caltagirone. Ci sono le proteste dei giocatori dell'Aquila Caltagirone che volevano il calcio di rigore per un tocco di mano di Jurato. L'arbitro era veramente a non più di 3 metri e ha visto chiaramente che il pallone è stato colpito con la spalla. Comunque è normale che i giocatori dell'Aquila Caltagirone ci provino. Intanto dalla parte opposta il solito Buoncompagni va a colpire di testa, ma questa volta disturbato da Basile manda il pallone direttamente sul fondo, rimessa da fondo campo ancora per il portiere del Santa Croce. Intanto c'è qualche discussione tra Diapico e Nasello, i due si sono evidentemente spiegati su qualche posizione in campo di qualche giocatore. Ricordiamo d'altronde che Diapico e Nasello di questa squadra sono sicuramente i giocatori con una esperienza maggiore rispetto a tutti gli altri e quindi soprattutto Capitan Diapico con il proprio carisma in questi 2 anni trascorsi a Santa Croce ha sicuramente dato quel valore aggiunto non solo alla squadra ma a tutto il calcio camarinense. Intanto Nicotra recupera il pallone, Crisafulli pescato in fuorigioco, protesta platealmente forse con se stesso, calcio di punizione per la posizione di fuorigioco ancora che batte Diapico per Romeo, pescato anche lui in posizione di fuorigioco. Il lancio di D'Angelo questa volta per Crisafulli è buono, esce di testa ancora una volta di Giacomo e poi perfeziona il rinvio direttamente in fallo laterale. Comunque una posizione questa molto pericolosa, quella della difesa del Santa Croce che cerca di tenere proprio sul filo del fuorigioco Crisafulli, che questa volta non era scattata e Crisafulli si trovava in posizione regolare. Comunque Di Giacomo, che spesso e volentieri gioca da libero aggiunto, è riuscito ad anticiparlo. Ancora Saro Russo per Diapico avanza a piccoli passi, il solito lancio a cercare di trovare Romeo, poi il pallone ancora per Saro Russo che viene però fermato, riconquista il pallone ancora Saro Russo che viene poi fermato da Campanaro in modo regolare, va via anche a Mascara, poi D'Angelo supera anche Nasello, contropiede dell'Aquila che si distende bene, che poi va al tiro ma il tiro viene rimballato da Jurato, ancora sul pallone Piluso servito ancora a testa che però fa un traversone troppo lungo per Nicotra. Di Giacomo chiama la palla, la fa sua, pronto ad effettuare il rinvio, lungo il rinvio ancora verso Livia che prende il pallone di petto, poi l'arbitro comanda il calcio di punizione per l'Aquila Caltagirone, richiama verbalmente Livia per aver calciato il pallone dopo il fischio dell'arbitro, ma così come ha fatto in precedenza
richiamando verbalmente il giocatore dell'Aquila Caltagirone, ha fatto altrettanto con Livia. Ancora l'Aquila in avanti, Mascara va al recupero del pallone, si impegna molto bene Mascara, poi cerca di servire Romeo in un corridoio che viene però chiuso da Marco Testa, poi vicino al problema trova lo spazio per servire Buoncompagni che effettua il lancio verso Nicotra, Spadola svirgola ma Diapico allontana, Campanaro sul pallone, poi Livia riesce a recuperare il pallone e a tenerlo sul rettangolo di gioco, poi c'è il fallo di Saro Russo e c'è il calcio di punizione quindi per l'Aquila Caltagirone per il fallo commesso da Saro Russo. Intanto siamo esattamente al 31esimo minuto del primo tempo, il risultato lo ricordiamo fermo sullo 0-0. Le tifoserie si sono un po' calmate in questo frangente dopo un inizio tambureggiante molto rumoroso. Santa Croce che si distende in contropiede con Mascara, Mascara ha il problema di trovare qualcuno libero, lo trova in Bonifazio che si inserisce molto bene, poi decide di andare al tiro prendendosi tutte i vaff del caso di Romeo, avrebbe potuto sicuramente tentare il cross, invece ha tentato Bonifazio il tiro direttamente in porta. Comunque buona l'azione in contropiede del Santa Croce, adesso con cura Campanaro si appresta ad effettuare la rimessa da fondo campo lunga oltre la metà campo, di testa ancora Diapico dove però non c'è nessuno del Santa Croce. Nicotra cerca di servire Crisafulli, troppo lungo il passaggio per l'attaccante che si dispera, sta correndo sicuramente tantissimo, d'altronde deve fare fronte a tutto l'attacco essendo solo. Adesso c'è Buoncompagni che svirgola, esce Fagone, Saro Russo riconquista il pallone sul rinvio del portiere, si destreggia tra due giocatori, alla fine conquista il fallo laterale, Basile però sbaglia, riconquista il pallone Nasello, fase di gioco confusa in questo momento, spinto Saro Russo, l'arbitro aveva per un attimo dato la regola del vantaggio, poi giustamente avendo visto il recupero da parte di Gibaldi comanda il calcio di punizione per il Santa Croce con Oscar Mascara pronto alla battuta, nei pressi anche Saro Russo, vedremo come decideranno i due giocatori a battere questo calcio di punizione per cercare di sfruttare l'opportunità. Si allontana Saro Russo, pronto Oscar Mascara, tagliato il tiro, c'è stato per un attimo Romeo che stava per colpire da pochi passi di testa, poi il recupero ancora per Mascara, esce però il portiere Fagone che si dispera perché non è riuscito a fare scattare subito Crisafulli che si era fermato nella linea di metà campo, quindi riparte da vicino, ma colpo di testa ancora di Bonifazio, recupera il pallone Nasello, poi Diapico per Saro Russo, ancora sul pallone Saro Russo che avanza, poi cerca di servire ancora Romeo, Romeo per Mascara, centralmente Mascara che viene attaccato alle spalle, ancora Mascara che però perde il pallone senza fallo, giusta la decisione dell'arbitro, poi Nasello ancora al recupero del pallone, cercava di servire Romeo, poi Saro Russo ancora fermato da D'Angelo, poi ancora il fallo di Saro Russo su Nicotra, calcio di punizione per l'Aquila Caltagirone. Ancora in avanti il colpo di testa di Diapico per l'isolato Crisafulli, poi c'è Jurato che svirgola il rinvio, fallo laterale quindi per l'Aquila Caltagirone con Vigino pronto alla battuta, cerca di trovare un compagno libero ancora verso Benefico, poi c'è l'intervento ancora di Diapico che alza un campanile, esce però sicuro Di Giacomo che fa suo il pallone e si appresta al rinvio. Trascorrono intanto i minuti, siamo nel corso del 35esimo minuto, 10 minuti alla fine di questo primo tempo, risultato sullo 0-0, sbaglia l'intervento Campanaro per Romeo, Romeo cercava di servire ancora Livia,
questa volta è stato troppo generoso. Intanto c'è dall'altra parte ancora un intervento da brividi da parte di Di Giacomo, che è uscito tra Diapico e Basile per anticipare Crisafulli. Sono ripartiti i tifosi del Santa Croce intanto a incitare la propria squadra. Colpo di testa di Nasello, poi Mascara ancora per Saro Russo. Ancora Saro Russo sulla fascia, cerca di liberarsi di Gibaldi. Ancora Saro Russo, doppiato anche da Campanaro, poi all'indietro per Mascara che effettua il traversone, troppo però su testa che allontana, poi Spadola cercava di servire Bonifazio ma capisce tutto, Benefico effettua il traversone verso Nicotra che di testa appoggia per il lontanissimo Nicotra, fa buona guardia Jurato, poi aggira molto bene Crisafulli, Jurato si libera di Nicotra, poi c'è il fallo dello stesso di Nicotra che nel tentativo di liberarsi del giocatore, applaudiamo al scambio di 5 tra Jurato e Nicotra a testimonianza del fatto che non c'è nessuna cattiveria tra i giocatori in campo. Intanto Di Giacomo sembra voler dire che ha bisogno del cambio perché si è infortunato. Non abbiamo visto, ha fatto cenno che si è stirato il portiere del Santa Croce, ha bisogno quindi del cambio. Questa è una tegola del Santa Croce, questa non ci voleva. Di Giacomo si è infortunato evidentemente nell'uscita di poco fa, si è stirato. Fatto sta che ha chiesto subito il cambio. Si sta riscaldando velocemente Barbera. Giovanni, sicuramente questo è un episodio un po' grave questo per Santa Croce, senza nulla togliere alla capacità di Barbera. No, questo no, ma due problemi. Uno di ordine psicologico, il perdere il portiere e l'allenatore. E l'altro chiaramente l'esperienza in una finale di questo genere di Andrea è molto superiore, senza togliere senza niente, sempre niente a Barbera. Certamente, intanto c'è Romeo che va in area, pronto Romeo, è stato strattonato, poi Livia addomestica ancora il pallone, viene fermato, Romeo ha voluto proseguire nonostante sia stato trattenuto per la maglia. Ormai si stava per presentare solo davanti a Fagone, ancora sul pallone Crisafulli, si libera di Diapico, va al traversone, si è a cascia a terra senza problemi Di Giacomo. Il tiro non era sicuramente insidioso, fatto sta che Di Giacomo, anche se sembra essersi leggermente ripreso, ha comunque chiesto il cambio. Barbera continua a riscaldarsi, ha sentito un dolore all'inguine. Sicuramente uno stiramento per Andrea Di Giacomo, che evidentemente vuole attendere se ce la fa alla fine del primo tempo, visto che mancano 8 minuti. Mascara al pallonetto e c'è la rete che viene convalidata dal guardalinea e c'è stato il grandissimo gol di Oscar Mascara. Mascara ha portato in vantaggio al Santa Croce e qui scoppia l'inferno, ci sono tra l'altro le proteste da parte dei giocatori dell'Aquila Caltagirone che vanno a protestare contro il collaboratore che ha segnalato che il pallone, dopo aver colpito la traversa, era entrato in porta. Fatto sta che l'arbitro ha convalidato il gol sul grandissimo tiro da parte di Oscar Mascara, che è stato, lo ricordiamo, a sorpresa o quantomeno a mezza sorpresa inserito al posto di Fasciana dal primo minuto, ha ripagato tutti con questa perla, un grandissimo tiro a girare sotto la traversa che è andata a pescare il giallo. Intanto c'è, per proteste viene ammonito Crisafulli, l'arbitro sicuramente non è tipo che si lascia intimorire.
ammonito quindi Crisafulli per le reiterate proteste. Continuano ancora a protestare i giocatori dell'Aquila Caltagirone. Noi dalla nostra postazione avevamo avuto una leggera sensazione, ma francamente da qui non siamo in grado di stabilire se il pallone fosse entrato o meno, ma non ho avuto nessun dubbio, sicuramente il collaboratore che è l'arbitro che ha indicato subito la metà campo. Fatto sta che al 39esimo minuto Mascara ha portato in vantaggio il Santa Croce e chiedo un commento a Fabio. Sì, Mascara ha tirato fuori dal cilindro uno dei suoi colpi che fanno parte del suo patrimonio genetico, diciamo così, un tiro di destro che ha toccato prima la traversa e l'arbitro, il segnalino, il signor Fazio di Barcellona, Pozzo di Cotto, non ha avuto esitazione, ha subito puntato con la bandierina al centro, un gol fantastico a cornice dell'intuizione di mister Di Giacomo di schierarlo fin dal primo minuto. Riparte il Santa Croce adesso galvanizzato. Ecco come strano il calcio, Giovanni. Stavamo discutendo del fattore psicologico sull'infortunio di Di Giacomo, che è arrivato il contraccolpo, il gol invece di Mascara. Sì, indubbiamente l'averlo visto rimettersi lì in piedi, l'aver visto rassicurare i compagni ha influito, e da questo è nata poi questa grande perla, questa eccezionale tiro di Mascara, fenomenale. Poi, caro Giovanni, a fine partita, se il risultato permerà, sì, sarà a favore del Santa Croce, ti rivelerò un retroscena. Detto questo, ancora al rinvio Fagone. C'è intanto il rinvio di Bonifazio, veramente è stato eccezionale il tiro. Non osiamo fare nessun tipo di paragone ovviamente, ma è stato veramente un gol eccezionale quello di Mascara. Intanto ci sono ancora delle proteste da parte dei giocatori dell'Aquila Caltagirone, perché dalla panchina del Santa Croce arrivava in ritardo il pallone di ricambio, adesso ce ne sono due, si fa un po' di tattica. Ovviamente quando una squadra poi comincia a prevalere sull'altra iniziano tutte le varie discussioni, inizia chiaramente un po' di nervosismo. Adesso c'è l'intervento falloso su Giovanni Spadola di D'Angelo, calcio di punizione per il Santa Croce. Spadola aveva recuperato il pallone e D'Angelo poi da terra lo ha fermato. Non capisco perché poi i giocatori, anche su falli evidenti, riescono a trovare la motivazione per protestare alimentando sempre più polemiche, quando ormai tra l'altro l'arbitro ha già preso una decisione sulla quale 99 volte e mezzo su 100 non torna mai indietro. Quindi protestare non fa altro che poi causare altri danni alla propria squadra con ammonizione, espulsione e via dicendo, ma anche questo fa parte nel mondo del calcio, lo vediamo tutti i weekend in tutte le categorie di calcio, dai dilettanti ai professionisti. Sicuramente per chi ama lo sport nel vero senso della parola non sono delle cose sicuramente da apprezzare né tantomeno da condividere, però fanno parte del contesto e si accettano. Intanto Spadola viene accompagnato a braccia dal massaggiatore, da Bonifazio. Evidentemente il tocco di D'Angelo è stato un po' pesante, adesso c'è il rinvio da parte di Boncompagni, poi D'Angelo perfeziona il disimpegno. Intanto siamo nel corso dell'ultimo minuto di questo primo tempo, sicuramente l'arbitro darà qualche minuto di recupero per il tempo perso durante il gol convalidato al Santa Croce. Poi c'è la segnalazione di fuorigioco da parte di Crisafulli, calcio di punizione quindi per il Santa Croce, con il solito Diapico pronto alla battuta. Intanto in questo momento l'arbitro dà
mi sembra di aver visto la segnalazione dei minuti di recupero, ma non sono riuscito a leggere bene i minuti che ha dato di recupero. Avanza ancora l'Aquila Caltagirone, recupera il pallone Bonifazio. Bonifazio effettua il traversone verso Romeo. Romeo si libera ancora di testa, l'arbitro dice che si può proseguire e poi c'è Vicino che manda il pallone in fallo laterale. È stato toccato Romeo. Intanto dobbiamo dire che Vicino sportivamente ha mandato il pallone in fallo laterale, anche se adesso i giocatori dell'Aquila Caltagirone stanno protestando perché ritengono evidentemente che Romeo sta facendo la sceneggiata. Ancora c'è qualche diverbio tra Romeo e Campanaro. Comunque ci sarà la rimessa laterale per il Santa Croce, che 5 sono i minuti di recupero che ha segnalato l'arbitro Capone. Adesso c'è Bonifazio che restituisce il pallone all'Aquila Caltagirone. Ancora testa attaccato da Romeo, servito Vicino. Vicino effetto del traversone ancora verso Crisafulli, sbagliato, recupera il pallone Mascara. Ancora Mascara, sicuramente galvanizzato dallo strepitoso gol. Poi c'è l'ottimo scambio tra Romeo e Livi, ancora Romeo sul pallone che all'ultimo momento viene anticipato. Sicuramente adesso un Santa Croce che avrà la possibilità di giocare sul velluto, visto il risultato. Fuori gioco di rientro giustissimo segnalato a Romeo. Ancora una volta dobbiamo dire, così come sabato scorso, e su questo argomento volevo sentire anche il commento del vicepresidente Giovanni Di Pasquale, dobbiamo dire che così come sabato scorso anche oggi la Lega ha mandato finalmente una terna arbitrale, al di là se è a favore o meno del Santa Croce, comunque una terna arbitrale degna della partita che si disputa. Sì, finalmente hanno preso atto che bisognava per queste spareggi mandare delle terne che fossero qualitativamente più capaci rispetto a quello che normalmente vediamo nei campi durante l'anno. Sì, certo, la vittoria di sabato passato è maturata in maniera rocambolesca, ma a noi è andata bene così, va bene. Adesso c'è un calcio di punizione ai 25 metri, un po' pericoloso in zona centrale. Sul pallone c'è il solito Nicotra con accanto Vicino. Un calcio di punizione quando siamo nel corso del terzo minuto di recupero sui 5 che l'arbitro ha assegnato. Barriera folta quella che sta predisponendo Di Giacomo, che sembra essersi ripreso. Pronto Nicotra, pericoloso il tiro a pallonetto che esce sopra la traversa, accompagnato dal boato dei tifosi del Santa Croce e dalle mani protese di Di Giacomo, che ha accompagnato il pallone sul fondo. Comunque sicuramente Nicotra fino a questo momento è stato il giocatore più importante per l'Aquila Caltagirone. Rinvio ancora del portiere, colpo di testa di Livia, poi recupera ancora Piluso per D'Angelo, colpo di testa di Nasello per Mascara che però subisce fallo. Calcio di punizione per il Santa Croce, che sicuramente non dispiace che il gioco viene fermato. Trascorrono secondi preziosi, servito Saro Russo sulla sinistra, ancora Saro Russo alle prese con Campanaro, ancora Campanaro, poi c'è Russo che commette ancora fallo. Calcio di punizione per l'Aquila Caltagirone. Siamo nel corso del 49esimo minuto, manca un minuto e 20 secondi alla fine dei 5 che ha segnalato il signor Capone di Palermo. Ancora Spadola che porta a spasso il pallone, seguito Mascara, fallo di D'Angelo su Mascara, un tocco alle spalle, sicuramente falloso. Mascara rimane a terra, Bonifazio accelera il gioco, poi Spadola effettua il traversone verso Olivia, ancora per Romeo. Romeo cambia molto bene gioco per Bonifazio. Bonifazio temporeggia, ha dinanzi a sé Vicino, poi scarica per Spadola. Intanto si attende da un secondo
all'altro il fischio del signor Capone per questi primi 45 minuti. Crisafulli continua a fare il torello, ancora per Romeo che cerca di servire Livia, che però commette fallo liberandosi di Marco Testa. E proprio in questo momento il signor Capone di Palermo dice che è tutto per il primo tempo, che si conclude con il Santa Croce in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato, più che gol, una magia realizzata da Oscar Mascara al 39esimo del primo tempo. È tutto, a risentirci dal Dino Liotta di Licata per i secondi 45 minuti. Siamo nell'intervallo di Santa Croce Aquila Caltagirone in compagnia di Federico Di Pasquale della Gazzetta del Sud. Un tuo commento a questo primo tempo che vede Santa Croce, lo ricordo, in vantaggio per 1-0. Ma la situazione sembra essere abbastanza positiva nel momento in cui c'è una chiarezza soprattutto tattica sotto questo aspetto da parte del Santa Croce, che finalmente riesce un po' a poter sistemarsi in campo con il modulo a lui congeniale, adesso congeniale. L'inizio è stato chiaramente un pochettino titubante da parte della squadra bianca-azzurra, un po' di paura, un po' di forcing da parte degli ospiti, però subito è venuto fuori, e questo è il fatto estremamente positivo, subito è venuto fuori il Santa Croce con la sua idea tattica più chiara, più sistemata, più tranquilla in campo. Durante l'intervallo abbiamo ripescato l'azione della magia di Mascara e abbiamo potuto constatare senza nessun dubbio che la palla aveva abbondantemente oltrepassato per intero tutta la linea di porta, così come prevede il regolamento. E bene ha fatto quindi il signor Fazio a segnalare la rete al suo arbitro Capone, che ha prontamente convalidato. È tutto pronto per il secondo tempo, che ha inizio proprio in questo istante. Vedremo adesso con i giocatori disposti in campo se ci sono state delle variazioni. Intanto vedo sul campo subito il numero 17, Lo Monaco, per l'Aquila Caltagirone, che vedremo al posto di chi è entrato. Intanto c'è Bonifazio che recupera il pallone, poi c'è Nicotra che lo fa ancora suo, poi Spadola manda il pallone in fallo laterale. Chiaramente adesso l'Aquila Caltagirone dovrà fare di più, dovrà scoprirsi ovviamente per cercare di pervenire al pareggio e dare quindi l'opportunità al Santa Croce del contropiede. Saro Russo con un colpo di tacco serve Romeo. Intanto dobbiamo comunque dire che la nota positiva è che Di Giacomo è ancora tra i pali. Spadola serve Livia, che poi intendeva servire Mascara ma non vi è riuscito. C'è stato Benefico che ha recuperato il pallone e ha cercato di servire Crisafulli, che spinge Diapico. Ancora Diapico sul pallone, tallonato dallo stesso Crisafulli, poi alla fine sbaglia il capitano del Santa Croce il rinvio, regalando la rimessa laterale all'Aquila Caltagirone. Mi sembra di poter dire che non c'è più sul terreno di gioco il numero 8 Piluso, e quindi molto verosimilmente Lo Monaco è entrato al posto di Piluso. Quindi primo cambio effettuato da mister Guarino. Intanto il Santa Croce recupera un fallo laterale con Bonifazio che appoggia per Jurato, che rilancia lungo in una zona dove però non c'è nessuno. Fa buona guardia Campanaro, che ha servito vicino, che ha il problema di liberarsi di Spadola, che però commette fallo. Ancora Saro Russo che appoggia di petto per Nasello, che gli ha restituito il pallone. Mascara però non ha un buon controllo, poi riconquista il pallone. Romeo avanza, cerca di servire Livia, ancora Livia che va però al tiro quando avrebbe potuto servire Romeo, che si arrabbia giustamente.
doveva in questa circostanza Livia ritornare il pallone a Romeo. Intanto Bonifazio perde un brutto pallone ad opera di Gibaldi, poi c'è il fallo di Nasello che è costretto a un fallo per il quale viene ammonito. Adesso giustamente se la prende con i suoi compagni, in particolare con Basile, che non è riuscito ad aiutarlo in questa circostanza. Avevano perso una brutta palla il giocatore del Santa Croce, è stato costretto al fallo Nasello, un fallo tattico per evitare il prosieguo dell'azione, ma l'arbitro ha dovuto ammonirlo. Calcio di punizione quindi per l'Aquila Caltagirone, con il solito Nicotra pronto alla battuta. Effettua in questo momento il traversone in area, diversi giocatori saltano, il pallone però non viene preso da nessuno. D'Angelo è terminato a terra e intanto vediamo che praticamente il numero 8 Piluso è in campo, spostato in difesa, quindi non è Piluso il giocatore che è stato sostituito con lo Monaco. Purtroppo non ci hanno comunicato, dobbiamo evidentemente scoprirlo da solo. E allora intanto Saro Russo recupera un ottimo pallone, poi Bonifazio scambia con Mascara ma sbaglia il tocco, poi recupera Nasello ancora per Saro Russo ed è Campanaro il giocatore che è stato sostituito. È Campanaro, quindi non c'è Campanaro, al suo posto è entrato lo Monaco e ha retrocesso in difesa Peluso. Evidentemente e giustamente a mio avviso non ha nulla che difendere mister Guarino e cerca di dare più incisività all'attacco per cercare di raddrizzare un risultato che lo vede in questo momento soccombere per 1-0. Ricordiamo che il Caltagirone per disputare la finale deve necessariamente vincere. Ancora Gibaldi si accentra, poi cercava di servire D'Angelo ma viene fermato, il pallone è spazzato in una zona dove non c'è nessun giocatore del Santa Croce, non ha nessuna difficoltà Fagone a recuperare il pallone con le mani e a rimetterlo per Vicino, ancora Vicino per Nicotra, molto arretrato, attaccato da Mascara. Poi ancora l'Aquila Caltagirone, ma c'è Spadola che recupera un buon pallone, ha servito Romeo che viene però fermato da Vicino. Ancora il passaggio in avanti verso lo Monaco, fermato da Jurato che lancia Livia che viene però anticipato da Buoncompagni, poi alla fine Livia si appoggia sul capitano dell'Aquila Caltagirone commettendo fallo e quindi c'è il calcio di punizione che tra l'altro deve essere ripetuto perché è battuto in un troppo velocemente. Ancora l'Aquila Caltagirone in avanti, il colpo di testa di Bonifazio che subisce fallo essendo stato ostacolato nel tentativo di colpire di testa, calcio di punizione quindi per il Santa Croce. Intanto continuano i tifosi del Santa Croce a incitare la propria squadra mentre sono un po' delusi sugli spalti i sostenitori dell'Aquila Caltagirone, che devono veramente sperare in una rimonta della propria squadra per cercare di ribaltare il risultato. Ancora D'Angelo sul pallone, servito Vicino, ancora Vicino per Benefico, ancora D'Angelo, poi c'è Saro Russo che recupera un buon pallone, cambia dalla parte opposta per Basile avanza, cerca di liberarsi di Gibaldi servendo Romeo che però viene subito fermato, poi Nicotra all'indietro per Fagone che con i piedi cerca di servire ancora Piluso, avanza Piluso centralmente per D'Angelo che cerca di servire Crisafulli che viene fermato, Mascara sul pallone,
ancora Mascara che con un colpo di tacco si libera di due avversari e poi serve in un corridoio molto bene Romeo, a centro c'è Livia, Romeo sbaglia tutto, peccato, era un'occasione questa d'oro per Romeo per cercare di chiudere i conti. Ah, poteva sicuramente dare il pallone a Livia che aveva dettato il passaggio, adesso c'è Crisafulli che viene però fermato da Jurato. Doveva e poteva Romeo sicuramente dare il pallone a Livia che si era smarcato molto bene, invece ha tirato sul portiere in uscita cercando di realizzare il suo gol personale, ma il portiere è riuscito a ribattere. Adesso c'è lo Monaco che ha recuperato il pallone, ha dinanzi a sé Spadola, lo supera, effettua il traversone, esce Di Giacomo completamente ristabilitosi dopo che alla fine del primo tempo, poco prima del gol, aveva chiesto il cambio. Ancora Saro Russo per Mascara, ancora per Saro Russo che rallenta il gioco per Nasello. Scambiano i giocatori del Santa Croce, adesso l'Aquila Caltagirone è tutta sistemata nella propria metà campo, ancora continua a pennellare pallone Mascari ancora per Romeo che è decentrato, cerca ancora di recuperare il pallone, si libera, ancora il traversone al centro, fuori tempo ancora Livia che non è riuscito a colpire il pallone di testa, peccato, altra occasionissima per il Santa Croce. Adesso dall'altra parte c'è l'Aquila Caltagirone con il traversone effettuato per Crisafulli, protestano ancora i giocatori dell'Aquila Caltagirone, colpo di testa a liberare da parte di Giovanni Spadola, rimessa laterale ancora per l'Aquila Caltagirone, servito ancora Gibaldi che poi lascia Peluso che effettua il traversone, Jurato anticipa Crisafulli in calcio d'angolo. Comunque l'Aquila Caltagirone non si arrende, sta cercando il tutto per tutto per cercare di raggiungere il pareggio. Intanto si sta scaldando la panchina del Santa Croce con Orazio Gulino e Guarino più di tutti che stanno cercando di effettuare le operazioni di riscaldamento prima di entrare sul terreno di gioco. Evidentemente mister Di Giacomo vuole modificare qualcosa, rafforzare evidentemente il centrocampo o la difesa con Gulino e Guarino. Vedremo quali saranno poi le mosse dei due allenatori. Ancora in avanti l'Aquila, attenzione a Crisafulli che fallisce clamorosamente il pareggio, si era aperto improvvisamente tutta la porta per l'attaccante dell'Aquila Caltagirone che si è girato molto bene nello spazio e qui Di Giacomo non avrebbe sicuramente potuto fare nulla, che ha colpito l'esterno della rete. Crisafulli, grande girata, dormita generale questa volta sia di Jurato che di Diapico, e Crisafulli ha avuto l'opportunità veramente di portare in parità il risultato, ma per fortuna del Santa Croce non ha inquadrato lo specchio della porta. Bonifazio rilancia, poi recupera ancora lo Monaco, Diapico all'indietro manda il pallone in avanti verso Romeo che viene però anticipato ancora da Angelo, poi c'è Spadola che recupera molto bene, un buon pallone, avanza ancora Spadola, alla fine viene però fermato da vicino il pallone adesso per D'Angelo. Comunque partita molto tonica e vivace anche grazie all'Aquila Caltagirone che veramente si sta disimpegnando con tutte le energie a disposizione per cercare di raddrizzare il risultato. Il Santa Croce ribatte colpo su colpo nel tentativo di trovare quello del KO. Ancora Basile che avanza sulla fascia sinistra, inseguito da Gibaldi, cerca di andare sul fondo tallonato da Piluso. Ancora Basile attorniato adesso da tre giocatori dell'Aquila Caltagirone e alla fine c'è il fallo commesso da Basile, subito battuto
con Nicotra per Buoncompagni che rilancia, Spadola colpisce il pallone di testa, poi c'è il tocco ancora da parte di un giocatore dell'Aquila Caltagirone, la rimessa viene assegnata al Santa Croce con Basile pronto per Mascara, che lo ricordiamo al 39esimo minuto del primo tempo è riuscito a trovare e a pescare il jolly che ha portato il Santa Croce in vantaggio. Intanto Olivia commette l'ennesimo fallo in attacco, anche questa volta l'arbitro a mio parere ha visto giusto e fa nuovamente ripetere il calcio di punizione, perché il giocatore dell'Aquila nel tentativo di riprendere con fretta continuano a sbagliare. Intanto c'è adesso una protesta molto plateale da parte di vicino, che viene ripresa energicamente dal signor Capone, perché ha per tre volte ha fatto ripetere il calcio di punizione, che finalmente viene battuto da Buoncompagni, pallone che finisce a Bonifazio per Jurato, che serve Nasello. Nasello poi non si accorge alle proprie spalle dell'arrivo di Benefico, che recupera il pallone, ma c'è Mascara che tocca all'indietro, servito il pallone a Di Giacomo pronto al rinvio. Intanto il pallone servito a Diapico per Nasello, il Santa Croce preferisce il pallone, arriva adesso a Romeo che si ferma, avanza Romeo, ci sono Mascara e Livia che attendono, il pallone bellissimo per Livia, peccato troppo lungo sull'uscita di Fagone, è stata bella l'intuizione di Romeo, pallone però un po' troppo lungo ed è stato anticipato il giocatore del Santa Croce. Intanto siamo al 15esimo minuto di questo secondo tempo con, lo ricordiamo, il Santa Croce che conduce per 1-0 grazie al gol realizzato da Oscar Mascara al 39esimo del primo tempo, gol convalidato, lo ricordiamo, su segnalazione del collaboratore Fazio, anche se poi rivisto alla moviola il pallone era entrato veramente, e quindi gol legittimo quello di Mascara, che consente al Santa Croce di giocare con una certa calma. Ancora Mascara, effettua il traversone verso Olivia che viene però anticipato, Sago Russo appoggia per Romeo che va e tira al volo, c'è la deviazione in corner. Ancora un calcio d'angolo quindi per il Santa Croce, che rimane in zona di attacco. Romeo continua a cercare la rete. Ricordiamo che Romeo è arrivato in sordina a Santa Croce, autore di ben 16 reti in questa stagione. Nasello pronto alla battuta del corner sul secondo palo, Sago Russo di testa recupera Jurato, all'indietro per Sago Russo ancora che effettua il traversone sul secondo palo, si spingono Romeo e un difensore, alla fine come quasi sempre succede signor Capone assegna il fallo in attacco e quindi si riprenderà con il calcio di punizione per l'Aquila Caltagirone. Continua intanto le operazioni di riscaldamento, anche se adesso hanno accelerato sia Gulino che Guarino. Vedremo se mister Di Giacomo opterà per una soluzione alla volta oppure per la doppia sostituzione. Intanto Nicotra ha servito Benefico, ancora Nicotra sul pallone, poi c'è Bonifazio che ha recuperato contropiede per Santa Croce, si distende Romeo che preferisce allargare per Russo, ancora Russo che si accentra, poi allarga diligentemente ancora per Livia che si è decentrato per Spadola, peccato, era ottima l'intenzione di Livia per Spadola, però anche in questo caso il pallone è stato troppo lungo e non è riuscito il giocatore Santa Croce ad arrivare prima del portiere. Adesso è l'Aquila del Caltagirone che avanza, ancora c'è vicino sul pallone inseguito da Livia,
poi servito centralmente D'Angelo, cambia gioco per Gibaldi, ancora Gibaldi che dà il pallone a Peluso pronto ad effettuare il traversone. Crisafull inspiegabilmente solo effettua la rovesciata e c'è il pareggio. Bellissima la rete da parte di Lo Monaco, pareggio dell'Aquila Caltagirone quando siamo al 18° minuto con Lo Monaco, una stupenda rovesciata, gol in acrobazia al 17° minuto del secondo tempo. Quindi l'Aquila Caltagirone riapre il discorso qualificazione, il discorso finale. Bellissima la rete realizzata da Lo Monaco, abbiamo assistito veramente a due reti spettacolari, sia quella di Mascara che quella di Lo Monaco dell'Aquila Caltagirone, gol da cineteca veramente, anche se quella di Lo Monaco dobbiamo dire che Crisafull in occasione del cross al centro era stato inspiegabilmente lasciato solo, aveva tentato una prima acrobazia, poi sul secondo il pallone è terminato al centro per Lo Monaco numero 17. Intanto Romeo di testa aveva cercato di appoggiare Livi, ancora Nicotra a tutto campo che ha recuperato, e stavamo dicendo appunto che in acrobazia è riuscito a infilare Di Giacomo centralmente con una spettacolare rovesciata ancora in avanti. Lo Monaco ancora colpisce di testa, questa volta il tiro è troppo debole. Mascara dalla parte opposta, partita quindi riaperta, ancora emozione qui al Dino Leotta. Il Santa Croce deve stringere i denti, deve ancora giocarsi la partita fino al 90°. Chiaramente il pareggio dell'Aquila Caltagirone lascia tutto ancora, lascia aperte tutte le possibili soluzioni a questa gara. Ancora Saro Russo, servito Livia, Livia ha il problema di girarsi, appoggia per Romeo che poi fa un tiro troppo centrale e debole per sorprendere Fagone. L'Aquila ancora che si distende, Santa Croce che adesso non deve commettere l'errore di disunirsi e di farsi trovare impreparato in difesa come è successo in occasione del pareggio. Sicuramente quando la squadra è in vantaggio, così come è successo sabato scorso contro i ragazzini generale che vinceva per 1-0 e poi si è trovata sotto per 2-1, c'è stato Nasello a testimonianza di quello che stavo dicendo, che ha richiamato all'ordine e all'attenzione tutti i compagni di reparto. Santa Croce deve sicuramente ricompartarsi. Ancora l'Aquila Caltagirone in avanti. Volevo in questo chiedere un parere a Giovanni Di Pasquale. L'Aquila Caltagirone ha modificato, intanto attendiamo prima questa azione di Livia che viene messo a terra, l'arbitro comanda il calcio di punizione per Santa Croce che può respirare. Stavo dicendo, l'Aquila Caltagirone è entrato nel secondo tempo con un assetto tattico diverso rispetto al primo, il Santa Croce non si è adeguato, ha continuato, ha preso un gol dove abbiamo visto Crisafull lasciato inspiegabilmente solo. Giovanni, una tua impressione? Certo, era normale che l'Aquila Caltagirone mettesse in campo più aggressività e quindi un assetto tattico più offensivo. E noi abbiamo continuato a mantenere il gioco. Il gol nasce da una distrazione, una disattenzione della difesa. Fino ad ora non è che la squadra del Santa Croce abbia demeritato, però queste distrazioni purtroppo sono quei blackout che improvvisi che questa squadra subisce periodicamente. Intanto per reciproche scorrettezze sono stati ammoniti sia Mascara che Buoncompagno. L'arbitro li ha chiamati a sé, li ha ammoniti entrambi. Calcio di punizione quindi per il Santa Croce. Sul pallone c'è Mascara, area nutrita di giocatori del Santa Croce pronti a sfruttare. Intanto c'è Orazio Gulino pronto ad entrare sul rettangolo di gioco.
fischia l'arbitro, parte Mascara, il traversone, c'è stato un batte e ribatte alla fine, poi l'Aquila Caltagirone esce palla al piede nel tentativo di effettuare il contropiede servito a Crisafulli, che nonostante abbia giocato per tutto questo tempo da solo in avanti è riuscito a creare apprensione, e finalmente c'è la sostituzione, la prima sostituzione. Esce proprio l'autore del gol, Oscar Mascara, che tra l'altro era stato ammonito poco fa, e al suo posto entra Orazio Gulino. Cerca sicuramente mister Di Giacomo di dare più spessore al centrocampo, anche se con meno fantasia. Sicuramente Orazio Gulino non ha nulla da imparare da nessuno, ha quelle caratteristiche giuste per dare al centrocampo del Santa Croce più sostanza. Intanto c'era la posizione di fuorigioco di Romeo, l'Aquila Caltagirone ancora si porta in avanti, servito ancora a Crisafulli, poi c'è una serie di batti e ribatti, alla fine il pallone termina a Di Giacomo, continuano a protestare per un presunto fallo di mano i giocatori dell'Aquila Caltagirone. Di Giacomo serve ancora Di Apico in avanti per Romeo, tocca il suo primo pallone Orazio Gulino, tentava di servire Russo ma non si sono capiti i due. Avanza adesso vicino ancora il pallone per Benefico, poi c'è Spadola che recupera il pallone, servito molto bene Romeo che cercava di servire Livia, poi è Nasello che porta a spasso il pallone, Orazio Gulino sul pallone viene fermato ma c'è ancora Spadola che recupera il pallone, serve Bonifazio che fa proseguire Saro Russo, ancora Saro Russo fermato ancora da Benefico, mentre c'è la seconda sostituzione per l'Aquila Caltagirone ma l'arbitro non se ne avvede. C'è Nasello che scodella verso Romeo, ancora Romeo che però si allunga il pallone, viene fermato da Piluso che però viene per... cerca di mandare il pallone in fallo laterale. Intanto c'è la sostituzione, come detto esce Gibaldi e al suo posto entra Airo, quindi non ci sarà più il numero 7 Gibaldi, al suo posto il numero 14 Airo. Fallo laterale per il Santa Croce con Basile pronto alla battuta per Livia che di testa cerca di girare al centro ma non c'è nessuno, recupera il pallone Nicotra in una pericolosa azione contropiede, per fortuna c'è Bonifazio che ha capito tutto, Saro Russo ha sbagliato il tocco per Romeo che cerca di andare a recuperare il pallone ma commette fallo in attacco. Calcio di punizione per l'Aquila Caltagirone ancora con Nicotra, poi c'è l'avanzata ancora di Vicino che cerca di scambiare con Benefico, ancora Benefico sul pallone, aveva commesso fallo Bonifazio. Calcio di punizione per l'Aquila Caltagirone quando siamo nel corso del 26esimo minuto con il risultato sull'1-1 al gol di Mascara. Al 39esimo ha risposto il gol di Lo Monaco al 17esimo del secondo tempo, intanto sul traversone Di Giacomo ha parato imprese, ha servito subito Livia, Livia avanza a piccoli passi, serve Nasello, ancora Nasello, Nasello protegge bene il pallone, cambia tutto ancora per Bonifazio che avanza e serve Gulino, Gulino che viene però fermato in fallo laterale, fallo laterale che sta per essere effettuato da Bonifazio ancora per Nasello, Nasello avanza, prende la mira, va al tiro! Per un pelo sorprende il portiere Fagone che è partito sicuramente in ritardo, nulla avrebbe potuto se il tiro fosse stato indirizzato nello specchio della porta, Nasello aveva cercato di pescare anche lui il jolly. Intanto l'arbitro dice che si può proseguire sul presunto fallo sul Russo, avanza il nuovo entrato Airo,
poi ferma tutto Jurato, Nasello per Basile che spazza via verso Olivia che protegge il pallone di petto, servito Saro Russo, per un attimo viene fermato ancora Saro Russo, ancora sul pallone, servito ancora Nasello, c'è il fallo del nuovo entrato Aero su Saro Russo. Tre generazioni di differenza tra Saro Russo e Aero, ma in quanto a grinta e voglia sicuramente ne ha più di un ragazzino Saro Russo, che con i suoi 40 e passa anni è sicuramente di esempio per tutti i giovani che vogliono praticare questo sport. Ancora Saro Russo che serve Romeo, che viene però fermato. Triangolano molto bene i giocatori, adesso Saro Russo commette un fallo su D'Angelo, forse ancora pensava al fallo di prima, ha commesso un fallo plateale sotto gli occhi dell'arbitro Capone e Saro Russo viene ammonito. Anche da condividere questa decisione del signor Capone, calcio di punizione per l'Aquila Caltagirone con Buoncompagni, che serve ancora Nicotra che allarga molto bene il pallone per Vicino, pronto a effettuare il traversone, colpo di testa di Diapico, ancora per Saro Russo che fa sfilare. Saro Russo ha il problema di liberarsi di D'Angelo, vi riesce molto bene con di calma, apre per Nasello che fa proseguire Bonifazio che si distende, va sul fondo pronto a effettuare il traversone, Golino traversa, peccato, c'era la posizione di fuori gioco, ma bellissima l'azione del Santa Croce con il traversone perfetto di Bonifazio per l'incornata di Golino che ha stampato la traversa, ma a niente sarebbe valsa la rete perché si trovava in posizione di fuori gioco, così ha visto il signor Iappichino che ha prontamente alzato la bandierina. Santa Croce che palleggia in questo momento in disinvoltura, servito ancora Romeo che però perde il pallone ad opera di Nicotra, poi ancora Buoncompagni in avanti per Crisafulli, D'Angelo apre molto bene per Airo che però non riesce ad agganciare il pallone, mentre Diapico se la prende con i compagni di centrocampo, li richiama, fa bene sicuramente il capitano a richiamare all'attenzione tutti i suoi compagni. Adesso c'è ancora l'ennesimo fallo in attacco di Livia, calcio di punizione battuto velocemente da parte dell'Aquila Caltagirone, avanza Vicino, serve Crisafulli, bellissima l'apertura ancora per Benefico, pronto al traversone per lo stesso Crisafulli, stacca Basile, poi c'è Jurato sul pallone che allarga ancora per Bonifazio. Comunque il Santa Croce soffre maledettamente da quella parte del campo, adesso Livia perde ancora il pallone, forse Livia ha esaurito le scorte di energie perché da qualche minuto non riesce praticamente a giocare, intanto c'è la posizione di fuori gioco da parte di Benefico e si sta per effettuare un'altra sostituzione il Santa Croce. Vedremo se sarà proprio Olivia il giocatore che lascerà il campo, perché mi pare, almeno questa è la mia impressione, che in questi ultimi minuti non sia riuscito il giocatore a esprimersi bene. Scambia con Romeo ancora Livia, poi messo a terra da due giocatori, calcio di punizione per il Santa Croce, ancora le proteste plateali da parte dei giocatori dell'Aquila Caltagirone, si dispera D'Angelo, autore del fallo in modo plateale. E anche se il fallo fosse stato veniale, essendo due i giocatori, forse l'allenatore farebbe bene a spiegare che in certi frangenti, intanto c'è Fausciana pronto ad entrare sul terreno di gioco, sicuramente sarà Livia il giocatore che uscirà, almeno questa è la mia impressione. Vedremo quali sono le indicazioni che Di Giacomo sta dando a Fausciana, anche tutto pronto, intanto c'è l'arbitro che si avvede della sostituzione, vedremo chi viene, infatti è Livia
e Livia che viene richiamata in banchina. Avevamo visto giusto, evidentemente Di Giacomo ha avuto la nostra stessa impressione, applauditissimo Livia, d'altronde molto generoso in campo, ma negli ultimi minuti si era chiaramente visto che soffriva parecchio per mancanza sicuramente di fiato. E al suo posto entra Fausciana, intanto è tutto pronto, Nasello, c'è di nuovo il calcio di punizione e l'ammonizione, ovviamente, perché la barriera si è mossa prima del tiro di Nasello, tutto da rifare, e viene ammonito un uomo della barriera che non abbiamo potuto individuare dalla nostra postazione. Intanto Nasello rimette il pallone sul punto di battuta, l'arbitro va a posizionare alla distanza adeguata la barriera, tutto pronto, ancora Nasello alla battuta, il tiro ancora una volta, e questa volta ancora una volta l'arbitro ammonisce il giocatore, questa volta si trattava di Piluso che è uscito fuori dalla barriera, ammonito, questa volta lo abbiamo visto chiaramente che si trattava del numero 8 Piluso, la prima volta non abbiamo visto il giocatore che ha anticipato il tiro di Nasello, e per la terza volta si ribatte il calcio di punizione. Ancora l'arbitro pronto a rimettere nella giusta posizione la barriera, e ancora una volta Nasello pronto, Nasello contro la barriera e il portiere. Vediamo se per la terza volta sia quella buona. Parte Nasello, il pallonetto, e ci mette il miracolo Fagone, che va a prendere il pallone sotto la traversa negando il gol a Nasello. Bellissima la posizione di Nasello, e quindi c'è il calcio d'angolo per il Santa Croce con Fausciana che va a toccare il suo primo pallone, chiama schema, batte verso la bandierina del calcio d'angolo, respinge il pallone, poi D'Angelo subisce fallo ad opera di Spadola, calcio di punizione ancora per l'Aquila Caltagirone, servito l'autore del pareggio Lo Monaco, che viene abbondantemente fischiato dai sostenitori del Santa Croce. Nasello perde una brutta palla da Nicotra, ancora Lo Monaco sul pallone, dribbla Bonifazio, va al centro, ai ai ai, pericolo corso per il Santa Croce, e poi alla fine Buoncompagni ci dà una mano, possiamo fare lo slogan Buoncompagni ci dà una mano, pericolo per il Santa Croce. Giovanni, Santa Croce, Buoncompagni, membro del passato del Santa Croce, dà una mano a Santa Croce. Ancora la rimessa da fondo campo per Di Giacomo, partita ancora tutta da giocare e da soffrire, pescato in fuorigioco Romeo sul colpo di testa di Gulino. Intanto siamo nel corso del 36esimo minuto, mancano 9 minuti alla fine di questa partita che, ricordiamo, si trova sul punteggio di 1-1, e lo ricordiamo che con questo risultato sarebbe il Santa Croce che andrebbe per la seconda volta consecutiva ad andare a disputare la finalissima. Intanto ancora un brivido per il tiro di Aero, angolato ma debole, ha avuto il tempo di Giacomo di prendere la posizione, rilancia subito ancora per Romeo, ancora Saro Russo per Fausciana che gli restituisce il pallone, respinge da terra ancora D'Angelo, Nasello cerca di servire molto bene Romeo che cercava di sorprendere di testa Fagone. Le due squadre adesso si sono allungate, evidentemente l'Aquila Caltagirone ovviamente deve cercare per necessità il gol della vittoria se vuole continuare la sua avventura dei playoff, mentre al Santa Croce andrebbe bene anche il pari, ma giocando con questo risultato si deve soffrire fino al fischio finale.
ancora Basile pronto alla rimessa all'indietro per Diapico, per Nasello, Nasello ancora per Fausciana, ancora Saro Russo, però sbaglia il tocco per Ogulino, poi Nasello commette fallo su D'Angelo, calcio di punizione quindi per l'Aquila Caltagirone con Buoncompagni che fa proseguire Piluso, ancora Piluso pronto ad effettuare il traversone, colpo di testa di Bonifazio, recupera il pallone Nasello che serve Gulino che fa proseguire centralmente Fausciana, ancora Fausciana che apre per Saro Russo che attende l'inserimento di Spadola che arriva come un treno, avanza Spadola che ha dinanzi a sé Airo, all'indietro ancora per Saro Russo, ancora per Fausciana, Fausciana pronto ad andare sul fondo, si libera di Airo che lo ferma però e poi rinvia, colpo di testa tentato da parte di Basile, Crisafulli cerca di recuperare il pallone ma è troppo isolato, ancora Diapico in profondità ma non c'è nessun giocatore del Santa Croce, recupera il pallone Spadola ancora in avanti, c'è una serie di batte e ribatte, alla fine Saro Russo, serve Romeo ma il pallone è troppo lungo sul rimballo, Saro Russo aveva pescato un corridoio per Romeo, il portiere è stato molto reattivo ed è, ha capito tutto ed ha preceduto nettamente Romeo, ancora l'Aquila Caltagirone che avanza, colpo di testa di Diapico, ancora Nicotra in avanti per Crisafulli ma è in anticipo Andrea Di Giacomo pronto ad effettuare il suo rinvio su Basile, è terminato il 39esimo minuto e inizia in questo momento il 40esimo minuto, lancio ancora per Romeo pescato per l'ennesima volta in posizione di fuorigioco mentre c'è un'altra sostituzione per l'Aquila Caltagirone, terza e ultima sostituzione, sta per entrare il numero 16 Testa Fabio al posto del numero 11 Benefico, quindi non ci sarà più Benefico mentre dà disposizione ad Aero di cambiare fascia di competenza, si va a portare sulla fascia sinistra con il numero 16 Testa Fabio che praticamente fungerà da attaccante puro, si va a posizionare infatti tra i due Jurato Diapico, sta cercando veramente il tutto per tutto l'allenatore dell'Aquila Caltagirone di dare incisività al suo attacco per cercare di scardinare la difesa e realizzare il gol del vantaggio, calcio di punizione adesso per l'Aquila Caltagirone, ancora Nicotra sul pallone, area intasatissima, tutti i 21 giocatori a parte Fagone sono nell'area di rigore del Santa Croce, parte il traversone di Apico, allontana di testa, poi Saro Russo, perfezione per Fausciana che si invola, inseguito da Crisafulli ma c'è l'apertura per Gulino che avanza a grandi passi, si allunga il pallone, ancora Gulino a centro per Fausciana che viene anticipato in calcio d'angolo, contropiede micidiale del Santa Croce. Forse è stata data un po' troppo lunga la palla a Gulino che comunque ha dato tutto quello che poteva, cercava di trovare Fausciana libero al centro, calcio d'angolo per il Santa Croce, Fausciana pronto alla battuta del corner, corto ancora per Nasello, Nasello al centro, anticipata ancora una volta Jurato da parte di Nicotra, ogni presente questo giocatore, veramente un pilastro della squadra dell'Aquila Caltagirone. Calcio d'angolo dalla parte opposta con Fausciana pronto per il calcio d'angolo, ancora sul secondo palo con Jurato che ancora una volta si era proiettato in avanti, cerca il contropiede l'Aquila Caltagirone ma il Santa Croce si è subito posizionato,
Bonifazio, senza troppi complimenti, spazza in fallo laterale e intanto c'è anche la sostituzione per il Santa Croce di Giacomo, corre subito ai ripari dopo l'ingresso da parte di Testa Fabio, facendo entrare sul terreno di gioco Guarino al posto di Saro Russo. Saro Russo anche lui ha dato tanto sia in questa partita che in tutto il campionato. Quando mancano 3 minuti alla fine più il recupero, Andrea Di Giacomo toglie Saro Russo e mette un arcigno difensore come Guarino nel tentativo di rafforzare la difesa. Avanza l'Aquila Caltagirone, è proprio Guarino che tocca il suo primo pallone di testa. Fausciana addomestica molto bene la palla, poi però la perde, commette fallo su D'Angelo, calcio di punizione per l'Aquila Caltagirone. Aveva perso il controllo del pallone Nicotra, batte la punizione ancora per Vicino che effettua il traversone svirgolando, nessun problema per il portiere Di Giacomo, pronto ad effettuare la sua rimessa, manda fuori tutta la squadra, effettua il rinvio lunghissimo verso Romeo che viene però anticipato. Romeo soffia la palla propria da Ero, ancora Romeo che fa proseguire Bonifazio. Bonifazio effettua il tiro e c'è il calcio d'angolo per il Santa Croce. È stato molto bravo Romeo a credere di poter rubare palla da Ero, così è stato, ha fatto proseguire Bonifazio che ha tirato cercando il palo proprio sul il primo palo, ma il portiere è riuscito a ribattere in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che lo stesso Romeo e Fausciana stanno per battere, vedremo come cercheranno di intendersi due. Ed è Romeo che tocca a Fausciana per rimanere in zona di attacco e perdere qualche secondo prezioso. Ancora Fausciana che porta il pallone lungo la linea del fallo di fondo, attorniato da Peluso. Ancora Fausciana che poi alla fine perde il pallone, rimessa laterale per l'Aquila Caltagirone. Ancora il pallone a opera di Campanaro all'indietro, cambia gioco dalla parte opposta a servire Nicotra che avanza, nessuno cerca di ostacolare la sua avanzata, poi il pallone ancora, poi alla fine Guarino che lo ferma, anzi Nasello, ma non riesce Gulino ad impossessarsi del pallone. Cambio di gioco dalla parte opposta ancora per lo Monaco, ma c'è Jurato che esce palla a piede, servito Fausciana, Fausciana alleggerisce per Bonifazio, cerca il Santa Croce di controllare il gioco, poi alla fine Guarino che cercava di servire Romeo, pallone conquistato ancora da Fausciana per Bonifazio che si libera ancora di Oro e avanza di tacco, serve Fausciana, il Santa Croce cerca ancora. Intanto siamo nel corso del primo minuto di recupero, no, vediamo l'arbitro quanti minuti di recupero intenderà accordare dopo i 5 del primo tempo. Ancora Fausciana sul pallone, allarga il gioco per Guarino, Guarino ancora gli consegna il pallone, Fausciana all'indietro per Diapico, Diapico ancora per Guarino, Guarino poi cerca di lanciare Romeo, questa volta in posizione regolare, servito centralmente Fausciana che avanza, ancora Fausciana, Fausciana poi va al tiro con un pallonetto che cercava di sorprendere il portiere leggermente fuori dai pali. Intanto sono 4 i minuti di recupero che il signor Capone sta indicando, il primo almeno al nostro cronometro è già trascorso. Palla all'indietro al portiere Fagone per Peluso, pressano adesso i giocatori del Santa Croce nel tentativo di non far ripartire Nicotra che invece avanza indisturbato, ancora Nicotra, poi c'è Diapico che allontana ma recupera ancora Nicotra che cerca di servire Campanaro, boccata d'ossigeno per il Santa Croce che ormai ha tirato, come si suol dire, remi in barca.
sta cercando di gestire la partita per cercare di fare trascorrere i secondi. Ancora Romeo per l'ennesima volta in posizione di fuorigioco, prontamente rilevata dall'arbitro. Calcio di punizione che viene battuto lunghissimo oltre la metà campo. Spadola di testa appoggia ancora per Fausciana, che tiene il pallone ancora cercando di mantenerlo. Nasello per Romeo. Romeo intendeva servire Spadola, ma non vi riesce. Crisafulli, buono l'intervento di Basile che spazza via, applaudito dai tifosi. Ancora l'Aquila Caltagirone in avanti, poi c'è ancora Guarino che interviene, poi Nasello manda allontana il pallone, l'arbitro fischia l'interruzione del gioco in quanto sia Iurato che Testa sono rimasti a terra dopo lo scontro aereo. Adesso i due giocatori si sono ripresi. Nasello darà il pallone per Di Giacomo, pronto al rinvio lunghissimo per Romeo, ma in netto anticipo il portiere che attende che il pallone finisca in fallo di fondo per la rimessa. Siamo nel corso del quarto minuto, dovrebbero mancare pochi secondi alla fine. Fausciana per un attimo aveva recuperato il pallone, i giocatori chiaramente sono stanchi. Diapico ha recupero un buon pallone, ancora in avanti, si attende da un secondo all'altro il fischio finale del signor Capone di Palermo. Ancora Fagone che recupera il pallone per Vicino, attaccato in pressing da Bonifazio, il pallone all'indietro ancora per Fagone che deve necessariamente rinviare, colpo di testa di Spadola, poi ancora Nicotra ancora in avanti, ancora l'Aquila Caltagirone che cerca di portarsi in avanti, e proprio in questo momento il signor Capone dice che è finita. Il Santa Croce per il secondo anno consecutivo conquista la finale per accedere in eccellenza. Questa volta il Dino Liotta è stato sfatato. Dopo il 1 giugno 2008 c'è il 26 di aprile 2009 che consente ancora una volta a Santa Croce, che va a ricevere i meritati applausi di tutti i tifosi, accede alla finalissima in attesa di conoscere l'avversario tra Belpasso e Sparpuntese, che si disputano l'altra semifinale. Ricordiamo quindi il risultato finale qui al Dino Liotta di Licata: Santa Croce Aquila Caltagirone, in una partita combattutissima ma comunque molto leale e sportiva. Hanno pareggiato 1-1, i gol straordinario al 39esimo quello di Mascara, ma altrettanto spettacolare da Gineteca quello di Lo Monaco al 17esimo del secondo tempo, che ha consentito all'Aquila di Caltagirone di pareggiare e di sperare nella vittoria. Così non è stato. Il Santa Croce meritatamente, dopo un eccezionale campionato di promozione, approda quindi alla finalissima, e questo sicuramente un grande riconoscimento va a tutta la società e al presidente Marco Agnello, che oggi ha voluto ribadire in sala stampa che dopo le voci di corridoio che dicevano una sua imminente dimissione da parte del presidente, che continuerà comunque vadano le cose ancora con il Santa Croce Calcio. È tutto dal Dino Liotta di Licata. Santa Croce alla finalissima dei playoff. È tutto da Antonio Cappello, a domenica prossima.